Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a, diciamo, iniziare una quest secondaria che ci servirà per completare la quest principale, i 5 saggi. Per cui, una volta che avete sbloccato questa quest delle sfide principali, quindi della storia, dovete per forza di cose fare questa secondaria. Quindi ci troviamo proprio qui al villaggio Calbarico, non lo so, fatemi sapere nei commenti come si pronuncia, giovani. E esattamente da questo punto, quindi dal punto di teletrasporto, andiamo da questa parte. Eccoci qui, parliamo con loro due. Salve. Ed eccoci qui, abbiamo sbloccato questa quest qui, il segreto delle rovine anulari. Per cui, che poi non è una secondaria, è una principale in realtà. Vabbè, non ci avevo mai fatto caso, ma va bene. Allora andiamo di qua, andiamo sulla scaletta. Dopo, no, ascensione, ti ho detto, c'ho un problema con il pad. Viene che andiamo più su di qua, però lo usiamo, lo sa qui. Eccolo qui. E in questo punto dovremo scattare un'immagine con lo scatta immagini. Se non ce l'avete sul canale, trovate il video che vi fa sbloccare lo scatta immagini, ma dovreste averlo. Immagino che abbiate fatto qualche secondaria, eventualmente comunque trovate il video sul canale, non preoccupatevi. Ve lo scrivete nei commenti e ve lo linkiamo se fate fatica a trovarlo, ma comunque le copertine sono belle chiare, giovani. Dopodiché torniamo giù, sono tornato giù al lato sbagliato, no, stanno di qua. Eccoli qui. Fatto tutto! Una volta finita la lunghissima chiacchiera, apriamo la mappa e ci spostiamo proprio dove ci sarà il simbolo, quindi qui alla torre dell'altopiano del Pioppo. Una volta arrivati scendiamo e parliamo con lui. Ora giovani, oh, c'è il drago maledetto. Quando te cerco non ci stai mai, quando non mi servi, maledetto. Succede anche a voi, vero? Sì, sicuro. Ora ci dobbiamo trasferire esattamente in questo punto qui, quindi ci mettiamo una puntina e possiamo anche trasferirci qui al sacrario, oppure giovani, come al solito, ci facciamo la nostra vespetta. Yeah. E ce la andiamo a costruire. E andiamo. Una volta arrivati, tu che vuoi? Per favore, facci tu. Ho volato l'arco. Ah, maledetto. Ma che cos'è? Bene, dicevamo, andiamo di qua. Quindi non andiamo dritti, ma andiamo prima da questo lato e dobbiamo parlare con un giovinotto. Eccolo qui. Uelala. Perfetto, dopo aver parlato con Taurino, vieni qui. Niente, è sparita. Andiamo su. Vieni anche tu. Perfetto. E apriamo la chest. E qui troveremo il primo pezzo di equipaggiamento che ci servirà per risolvere l'enigma. La lorica del fulmine, che è veramente una figata pazzesca. Quindi, una volta presa questa, andiamo a prendere il secondo pezzo.
Andiamo a sinistra. Eccoci qui. Chiamiamo il nostro amico Yunobo, che ci sfascia tu. Tacci tua. E a chi non te lo dici? Yuno! Quando è nato? Vieni qui, ciccio. Ce l'abbiamo fatta. Bravissimo. Ora entriamo. No, ho fatto uno starnuto che... Mamma mia. E apriamo questa chest. Qui, se non sbaglio, troviamo gli stivali. Esatto, pantaloni del fulmine. Stupendi. Ora andiamo a prendere l'ultimo pezzo. Facciamo e andiamo di qua a destra. E qui troviamo l'ultimo pezzo del set. Eccolo qui, copricapo del fulmine. Questo set, raga, è bellissimo. Adesso lo vediamo. Perché da qui adesso dobbiamo andare in un altro punto. Io salterò tutti i nemici se ci riesco, se no vi taglieremo i combattimenti. Eccoci qui. Ci mettiamo davanti all'altare. Poi ci mettiamo il set che abbiamo appena preso. Poi ci prendiamo una sfera di energia Zonao. Andrà benissimo questa piccola. La prendiamo in mano e la appoggiamo qui sopra. Ora ci trasferiamo di nuovo qui alla torre dell'altopiano Pioppo e ci lanciamo, perché dobbiamo arrivare sull'isolotto. Dritto per dritto. Ah, qui toccherà tirare fuori tutti i nostri compagnucci. Lo sta, Tulin? Vabbè, adesso li tiriamo fuori tutti, tanto dopo ci servirà anche Rayu, quella elettrica, per cui... Arrivati qui ci servirà l'aiuto di Ryu. Rayu, ci mettiamo qui e colpiamo questo, così verremo lanciati qui sopra. Qui prendiamo Ultramano e con questa tavola di legno ci facciamo il percorso. Poi reverto. Ed eccoci qui. Perfetto, l'abbiamo fatto fuori. Ci ha dato una botta che la metà bastava. Ma va bene. A posto, ci siamo rifocillati. Ora, una volta arrivati qui, Ultramano. Andiamo la piccolina. Ma c'è già fatta. Ma scusate, eh. Oh, mazza e botta. Ah no, questo è davvero, no no, l'avevo già provato e sono successe cose brutte, quindi facciamo questa di legno, fidatevi di me.
Ventolina e via. Posizionata la tavola di legno sopra le rotaie, la colpiamo, ci prepariamo ascensione. E scendiamo qui. Qui andiamo a sbloccare il sacrario. Qui sbloccatevi anche questo. Dopodiché di qua. Ascensione subito su. Ora arrivati qui giriamo un po' da questo lato, quale tanto è tondo. Aio. Ok, più o meno sì, va bene, perché dobbiamo lanciarci da quel lato lì, per cui girate la ruota così. Va, signorina, mettiamo qui. Olè. Fermiamo qui e dobbiamo arrivare lì sotto, quindi ci buttiamo giù. E andiamo a sbloccare anche questo sacrario. Io l'avevo già fatto, voi fatelo ora. Arrivati qui serviranno necessariamente 10 cuori, altrimenti non aprirete la porta. Ora che abbiamo recuperato la capocella del gufetto e abbiamo comunque completato la quest, andiamo avanti. Andiamo di qua. Appoggiamo la capocella lì. Allora, e l'appiccichiamo sul musetto del nostro aeroplano.
appoggiamo il nostro aereo qui. Se ne avete necessità perché non avete abbastanza batterie, andate a metterci quelle che abbiamo trovato, cioè questa qui, la super batteria di scorta. Tiratela fuori, appiccicatela sulla coda e mettetela lì. Io ne ho abbastanza, per cui non serve. Poi partiamo. Masche e parcheggio. Siamo stati bravissimi. Prendiamo la capocella. E niente, ci è caduta male. Una volta arrivati, se ancora non l'avete fatto, vi girate e attivate quella radice lì. Poi prendiamo questa, anche se ci conviene direttamente con ultramano, perché tanto la dobbiamo appiccicare sulla statua. E qui, giovani, dovremmo andare nelle quattro fabbriche, appunto, a recuperare i quattro pezzi per il suo corpo. Ma lo faremo ovviamente nel prossimo video, per cui iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate anche un bel like, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie mille per averci seguito e alla prossima.